Basketari impenitenti o semplici nuovi appassionati, bentornati a In The Paint, bentornati al magazine di Per Sempre News e Per Sempre Napoli sul basket italiano, europeo e internazionale. Cominciamo subito con la decima giornata del campionato di LBA Unipolsai dall'anticipo del sabato con l'Estra Pistoia che batte la Gemi Napoli per 81-76, Reggio Emilia invece a valanga sulla Carpegna Prosciutto Pesaro 101-68, vittoria a sorpresa con tante discussioni dopo per la Dinamo Sassari sull'EA 7 Emporio Armani Milano 3, sconfitta invece per la Giovava Scafati contro la capolista Brescia 83-89, nettissima per prima affermazione in campionato per la Nutribullet Treviso 86-60 contro l'Eppi Casa Brindisi, entrambe sono appaiate in coda alla classifica. Dolomiti Energia Trentino che invece distrugge totalmente l'Umana Reyer Venezia 106-79, vittoria invece esterna per la Vanoli Cremona 68-75 sul parquet dell'Open Job Metis Varese, in chiusura più 29, 99-70 per la Virtus Segafredo Bologna sulla Bertram Tortona. Classifica che quindi vede in testa la Virtus Segafredo Bologna e la Germani Brescia a quota 16, a quota 14 terzetto formato da Trento, Napoli e Venezia, a 12 Reggio Emilia, a 10 Pistoia che entra per la prima volta in zona playoff, Milano, Cremona e Tortona, a quota 8 invece terzetto formato da Sfati e Pesaro, a quota 6 troviamo invece l'Open Job Metis Varese, a quota 2 Nutribullet Treviso e Eppi Casa Brindisi. Andiamo subito all'anticipo del Pala Carrara, una grandissima, grandissima Pistoia che nel terzo quarto, alla fine del terzo quarto, trova un canestro in attesa, una preghiera accolta dai Great Day del basket di Della Rosa. Da allora il capitano biancorosso si trasforma e trova triple anche da distanza lillardiana per dare all'Estra una meritata vittoria su una Gemi apparsa invece in affanno, un quarto periodo da 28-18 nonostante l'assenza di Jordan Barnado e nonostante non si fosse riusciti a tesserare in tempo Jerry Blakes. Questa Pistoia è una delle grate sorprese di questo campionato, perché diceva che le neopromosse fossero condannate ad un pronto ritorno nella categoria inferiore, la risposta è arrivata forte e chiara. Miglior realizzatore Charlie Moore con 20 punti, 7 dei quali nel momento decisivo della partita, 18 invece per Peyton Willis, 14 per Derek Obeide, 11 per un eroico Ryan Hawkins che a metà partita subisce un grave infortunio alla caviglia, si fa fasciare alla disperata e ritorna in campo chiudendo con 14 punti e 7 rimbalzi, anzi uno dei quali offensivo, 4 gli assist per lui, 16 di valutazione. Metà di questa prestazione è arrivata, si può dire, su una gamba sola. L'eroe della giornata però è anche Gianluca Della Rosa, il capitano mette a referto 10 punti, 3 su 4 da 3, 2 assist, 7 di valutazione più 5 di plus minus, ma soprattutto quel momento, quel cambio dell'inerzia con cui Pistoia porta dalle sue parti la gara è proprio opera del numero 2, del playmaker con la maglia numero 2. Migliore in campo con la doppia doppia Tariq Owens, 19 punti, 11 rimbalzi, 5 dei quali offensivi, 30 di valutazione. In doppia cifra ci vanno in 5 con Jacob Pullen, Tomislav Zubcic e D'Alessandro Lever a quota 12, a quota 10 invece Tyler Ennis che aggiunge anche 4 rimbalzi e 5 assist. Per quanto riguarda Napoli poi ci sono anche 7 punti di Sokolowski. Andiamo invece alla gara stravinta da Luna Hotels Reggio Emilia, una Reggio Emilia che chiude i conti già nel primo periodo piazzando un parziale di 29-18, dopodiché 22-20 nel secondo parziale e la chiusura con un 31-16 nel quarto periodo che non lascia scampo ad una Pesaro apparsa inerme. Migliore in campo Kevin Hervey, 29 punti, 10 rimbalzi, 3 assist, 2 recuperi, 39 di valutazione. 18 invece i punti di 5 su 8 dalla lunga distanza, 13 per Beante Weber che aggiunge anche 7 assist e 4 rimbalzi, 11 per Mick Vitali. Questi giocatori di doppia cifra per la formazione di coach Dimitris Priftis. Per quanto riguarda Pesaro invece in doppia cifra ci vanno
Totè 15 punti e anche 8 rimbalzi in 27 minuti. Riccardo Visconti 13, Bluiet 11 e nessun altro. La sfiora solamente la doppia cifra Belfort con 9 punti. Mancava Quincy Ford, ma questo non è un alibi per una Pesaro che davvero è apparsa una squadra mai capace neanche di impensierire l'avversario. Prima delle grandi sorprese di giornata, il Banco di Sardegna Sassari batte 89-83 Lea 7 Emporio Armani Milano, dopo essere stato avanti per lunghi tratti ed essere stato raggiunto anche all'ultimo istante da un Shields scatenato. Tuttavia vince e manda in crisi l'Olimpia. Un'Olimpia che sembrava prossima a separarsi da Ettore Messina, tuttavia è uscito oggi il comunicato del presidente dell'Orco che ha confermato Messina sia come allenatore sia come presidente operativo della sezione basket fino al 2026, un rinnovo che secondo quanto raccontava la chat premium di Backdoor Podcast è avvenuto già in estate, ma che è stato reso pubblico in questi giorni, o meglio nella giornata di oggi, forse proprio come messaggio alla squadra. Andiamo a vedere le migliori prestazioni. Sugli scudi, Brin Tyree, 24 punti, 4 rimbalzi e 3 assist per lui. In doppia cifra per la Dinamo ci vanno anche Stefan Gombò, 12 punti, Stefano Gentile, 11 punti, Vasilis Haralampopoulos, 13 punti, con 100% dal campo e 6 su 9 dalla linea della carità, e Alessandro Cappelletti, con a Milano, priva di Mirotic, infortunato, doppia cifra per Flaccadori 13 punti, per Voigtman 14 punti, per Tonut 10 punti e per un immenso quanto solo Shevon Shields 31 punti per lui, con 12 su 17 dal campo, 7 rimbalzi, 2 recuperi e 2 assist, 33 di valutazione che non bastano. Un giocatore Shields che predica sostanzialmente nel deserto. Andiamo invece alla gara disputata tra Scafati e Brescia al Palamangano. Scafati ancora una volta svolta la boa dell'intervallo lungo, avanti di 4 punti stavolta, ma subisce il ritorno di Brescia che segna 51 punti e ne concede 10 in meno in tutto il secondo tempo. 89-83 per gli uomini di Magro, nonostante Scafati possa contare sulla doppia doppia di Jerk Nangi, 16 punti e 12 rimbalzi, di cui 5 offensivi per 25 di valutazione, e di Chris Pinkins, 16 punti, 12 rimbalzi, 3 offensivi per 26 di valutazione. In doppia cifra ci va anche Gentile con 10 punti, Demetri Rivers con 12. Deludono sia Logan che Robinson, 7 punti a testa. Per quanto riguarda Brescia invece, sugli scudi c'è Semaci Criston, 19 punti e 7 assist, ben coadiuvato da Miro Biran, 13 punti e 10 rimbalzi per lui, doppia doppia. In doppia cifra ci vanno anche John Petrucelli, 13 punti per lui nonostante l'1 su 5 dalla lunga distanza, Amedeo della Valle con 10 punti e Kenny Gabriel con 12. Andiamo alla gara del Palaverde di Villorba, prima vittoria per Treviso che con un primo quarto da 23-5 incanala subito la partita sui che voleva Frank Vitucci, un Frank Vitucci che era stato in discussione, un Frank Vitucci che contro la sua ex squadra trova il primo successo stagionale, un primo successo stagionale che porta indelebile la firma di Kai Bowman, 19 punti, 6 rimbalzi e 4 assist per il play guardia ex Golden State Warriors, doppia cifra anche per Osvaldo Solisevicius, 15 punti per Justin Robinson, 10 punti per lui con 5 assist al referto, 13 invece per Zanelli, 12 per D'Angelo Harrison, 10 anche per Terry Allen. Insomma, sono ben 6 i giocatori in doppia cifra per Frank Vitucci. In casa Brindisi invece deludono tutti tranne Senglin, 17 punti per lui, un Jamel Morris apparso meno coinvolto offensivamente, meno terminale offensivo, ma comunque importante con 13 punti, e Xavier Sneed con 11. Sfiora la doppia, per il resto manca ancora la miglior versione di Jajuan Johnson, in campo solo 10 minuti senza poter incidere. Andiamo invece a casa
Trento, dove arriva la netta affermazione sulla Mana Reyer a Venezia nella sfida d'alta classifica che vale l'aggancio proprio agli Oro Granata. Una Trento che quindi dà continuità al successo ottenuto sull'Aris Salonicco in Eurocup, con un primo quarto da 33 punti segnati contro i 17 subiti. Sugli scudi ci troviamo Prentice Hub, 22 punti, 6 su 12 dalla lunga distanza, 9 assist, sfiorata la doppia-doppia in doppia cifra, però ci vanno anche Kamar Baldwin, 15 punti e 6 assist per lui, Andrejs Grajulis, 15 punti e 6 su 8 dal campo, in doppia a 10 punti arriva anche Derek Cook con 10 punti e 9 rimbalzi, 5 offensivi, 12 invece per Toto Forrai. Andiamo invece alla gara dell'Italia Marina di Masnago, a sorpresa non tanto, perché la Manoli Cremona resiste al sorpasso di Varese che avviene proprio nel finale del primo tempo sul 32-30 e reagisce nella ripresa trovando un terzo quarto a 26 punti segnati e tenendo a bada i biancorossi, vittoria per 68-75. Una Varese che vede deludere tantissimo Will Kallestein, 2 punti e 5 rimbalzi per l'ex Sacramento Kings, migliore in campo per i biancorossi Olivier Allan, 22 i punti al referto, 2 rimbalzi e 4 assist, così come Moretti ne segna 18 con 1 su 5 da 2, 2 3 su 6 da 3, 7 su 7 liberi, 5 assist. Una Varese che però è uscita tra i fischi assordanti di Masnago, male l'esordio di Young con 5 punti e 2 su 7 dal campo. Per quanto riguarda Cremona invece, miglior realizzatore Wayne McCullough con 15 punti, in doppia cifra ci vanno anche De Negri con 13 e Bois con 13 punti e 8 rimbalzi, migliore dei suoi con 19 di valutazione, insieme a Pecchia. Pecchia è veramente uno di quei giocatori che fai fatica a capire, 21 di valutazione con soli 4 punti al referto, e si fa facile a dirlo, perché fa 2 su 3 da 2, 0 su 1 da 3, non tira quasi mai, però raccoglie rimbalzi 8 e smazza assist altri 8. Doppia cifra infine anche per Nathan Adrian e Grant Golden, 10 punti a testa. Cremona, una vittoria importantissima che la rilancia per la corsa ad un posto in vista delle Final Eight di Coppa Italia. Chiudiamo la giornata con la netta affermazione della Virtus Segafredo Bologna sulla Bertrand Tortora per 99-70, partita praticamente senza storia. 29-17 già nel primo quarto, dopodiché nel secondo tempo la Virtus chiude le maglie difensive, concede solo 34 punti agli avversari ma ne segna 52. La notizia però è che con 5 punti in 8 minuti, con i capelli rasati per ovvi motivi e con una grande, grande forza di volontà, è tornato in campo Achille Polonara. Il tumore al testicolo è stato asportato, la terapia è stata affrontata, manca ancora un pochino per essere decisamente, definitivamente fuori dall'incubo, eppure lui ha voluto esserci. Era tornato ad allenarsi e ha voluto esserci. 8 minuti, 5 punti, l'abbraccio con il grande ex Kyle Wims e poi finalmente pallacanestro, ed è la cosa più importante di tutte. Bentornato Aki, speriamo di non doverti salutare di nuovo. Andiamo sulle cifre che premiano soprattutto Tornike Shengelia, 16 punti e 7 rimbalzi conditi anche da 6 assist per lui, 23 di valutazione, doppia cifra anche per Jordan Miki, 14 punti al referto con 5 rimbalzi, 11 invece punti di Isaiah Cordinier, così come quelli di Onyen Dobrić. A quota 10 invece si assestano Marco Bellinelli e Devonte Kekoc. Per quanto riguarda Tortona invece, migliore in campo Tommaso Baldasso, 18 punti per lui con 4-6 dalla lunga distanza, doppia cifra anche per Tashon Thomas. Dopodiché il vuoto che ha due nomi, per esempio
Rating Obasoan 7 punti in 16 minuti, 8 punti con 0 su 8 da 3 invece per il grande ex di serata Kyle Williams. Forse è stata anche l'emozione, una tortona stradominata al rimbalzo dagli avversari e troppo spesso in difficoltà dal punto di vista fisico, come denota anche la differenza di valutazione, 128 per la Virtus, appena 60 per Tortona. Andiamo invece alla competizione europea, perché è la settimana del doppio turno in Eurolega che si comincerà domani alle ore 18:30 con la sfida tra Anadolu Efes e Panathinaikos, la sfida del passato di Ergin Ataman. Alle ore 20 invece gara di bassa classifica tra Alba Berlino e Zalgiris Kaunas. Alle 20:15 dal Pireo Olympiakos Real Madrid, con il Real Madrid che cerca di riscattarsi dalla prima sconfitta stagionale in Eurolega, 199 contro il Fenerbahce. Alle 20:30 sarà invece la volta di Partizan Belgrado Monaco. Alle 20:30 sempre Bayern Monaco e AS Emporio Armani Milano. Nella giornata di mercoledì, nella serata di mercoledì, 20:15 sono le ore fissate per Villeurbanne Maccabi Tel Aviv. Impegno ostico invece per la Virtus Bologna, più che ostico, perché alle 20:30 la Virtus Segafredo Arena scenderà in campo il Barcellona. Alle 20:30 sempre dalla Fonteta Valencia Stella Rossa, mentre dalla Buesa Arena sarà la volta di Baskonia e Fenerbahce. Andiamo a vedere la classifica attuale in Eurolega comandata dal Real Madrid, 10 vittorie in una sola sconfitta, 9 vittorie e 2 sconfitte per il Barcellona e 4 sconfitte. Troviamo Monaco e Virtus Segafredo Bologna, quota 6-5. Invece Panathinaikos, Olympiakos, Baskonia, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv. Si arriva praticamente fino al penultimo posto dei play-in. Ultimo posto invece di questi play-in occupato dal Partizan Belgrado, decimo posto con 5 vittorie e 6 sconfitte, seguito allo stesso punteggio da Zalgiris Kaunas, Bayern Monaco e Valencia e Anadolu Efes. A quota 4 vittorie invece con 7 sconfitte troviamo EAS Emporio Armani Milano e Stella Rossa Belgrado, 2 vittorie e 9 sconfitte per Villeurbanne, 1 vittoria e 10 sconfitte contro, invece per l'Alba Berlino. In Eurocup invece domani comincia il decimo round, primo del girone di ritorno. Türk Telekom Ankara Cluj-Napoca apre le danze per il gruppo B alle ore 18, alle 19:30 per il gruppo A Tambur Towers Prometeus. Gruppo B ancora in campo alle 20 per la sfida tra Slask Wrocław e Minsk Duisburg e Brest. Nel gruppo A invece sempre alle 20 sfida tra Umana Reyer Venezia e la grande sorpresa London Lions. Nella giornata di mercoledì invece il gruppo B propone alle ore 18 la sfida tra Lietka Belis, Panevezis e Buducnost. Per il gruppo A invece saranno di scena alla stessa ora Beşiktaş e Juventud Badalona alle ore 18. Sempre attenzione alla sfida tra BC Wolves Vilnius e Paris Basketball per il gruppo A, che invece alle 18:30 vede in campo alla ricerca del primo successo stagionale il Sede Vita Olimpia Lubiana di coach Pianigiani contro l'Hapoel Shlomo Tel Aviv. Alle ore 20 invece per il gruppo B sfida tra Dolomiti Energia Trentino e i campioni di Germania del Ratiopharm Ulm dalla IT Quotidiano Arena. Alle ore 21 invece Dreamland Gran Canaria. Ecco, per chiudere la giornata, classifiche. Nel gruppo A comanda Parigi con 8 vittorie ed una sconfitta, seguita a ruota dai London Lions, 7 vittorie e 2 sconfitte, con una partita in meno invece 6 vittorie e 2 sconfitte. C'è l'Hapoel Shlomo Tel Aviv, mentre il Beşiktaş è quarto con 6 vittorie e 3 sconfitte. A quota 4 vittorie e 4 sconfitte il BC Wolves Vilnius, con una partita in meno da recuperare proprio contro l'Hapoel Shlomo Tel Aviv, mentre l'Umana Reyer Venezia chiude in questo momento con 4 vittorie e 5 sconfitte la zona playoff. A pari punti però con la Juventud Badalona e il Prometeus Lopusanche, settima e ottava rispettivamente, staccate a quota una vittoria, troviamo gli Hamburg Towers a quota zero vittorie, invece il Sede Vita Olimpia Lubiana. Gruppo B, che invece è dominato assolutamente dal Dreamland Gran Canaria, 9 vittorie in altrettante gare, staccate a 7 vittorie e 2 sconfitte, troviamo Cluj-Napoca e Minsk Duisburg e Brest.
sconfitte per il Ratio Farm, 1 a 4 vittorie e 5 sconfitte. Invece gli Escabelli, Spanevezis e Dolomiti Energia Trentino a quota 3 vittorie e 6 sconfitte. Troviamo Aristalonico e Buducnost, 1 vittoria e 8 sconfitte invece per la coppia di coda Slask Wroclaw, Turk Telekom, Ankara. Andiamo in Basketball Champions League perché domani alle ore 18.30 scenderà in campo il Banco di Sardegna Sassari sul parquet dell'AEK Atene. Sfida importante per gli uomini di Piero Bucchi, ancora privi di Usman Diop, ma che sembrano trovare sempre di più la quadra con quelli che ci sono. Una Sassari che sappiamo tutti che ha fallito l'inserimento di un nuovo lungo per il periodo in cui sarebbe mancato l'ex Torino. Con la storia di Taylor Smith la conosciamo tristemente tutti. Chiudiamo invece con l'NBA, che non ha visto giocare gare, ma che si prepara alla sfida a due giornate da due partite soltanto, che valgono per l'in-season tournament, oltre che per la stagione regolare. In campo Boston Celtics e Indiana Pacers da una parte e New Orleans Pelicans e Sacramento Kings dall'altra. Per quanto riguarda invece l'allato del mercoledì, saranno in campo New York Knicks, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, Los Angeles Lakers. Il tabellone vede infatti ad ovest i quarti di finale opporre Lakers e Suns da una parte, Kings e Pelicans dall'altra, mentre dall'altro lato Bucks e Knicks si contenderanno il posto nel primo quarto di finale orientale, così come Pacers e Celtics. Poco dopo parliamo di quello che sarà le vincenti si affronteranno in una Final Four che avrà luogo a Las Vegas. In palio ci sono, oltre al trofeo, $500,000 per ogni giocatore. È tutto per noi, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre qui, sempre sul Parquet in the Paint. Ciao a tutti.